Io mi chiamo Sergio Mandelli, nella vita faccio il gallerista, faccio il divulgatore d'arte, soprattutto tramite una rubrica che tengo su internet che si chiama Praline prelibatezze dal mondo dell'arte. Sono puntate monografiche, cioè ognuna dedicata ad un artista contemporaneo, durano circa 5-6 minuti e abbiamo realizzato finora circa un centinaio di queste puntate e da queste praline abbiamo pensato di trasferire il format in televisione, dedicando però un po' più di tempo all'artista, mezz'ora invece di 6 minuti. Vado in onda ogni martedì, mercoledì e venerdì dalle 21 alle 21.30. Ora, prima di cominciare e di presentarvi l'artista di oggi, ci tengo veramente a ringraziare coloro che continuano a scrivermi, che continuano a fare complimenti, a incoraggiarci per questa iniziativa. Io li ringrazio perché ne abbiamo veramente bisogno, è una nuova iniziativa che però vedo che ha un bel riscontro, che suscita approvazione. Bene, detto questo, passiamo all'artista di oggi, che è... L'artista di oggi si chiama Angelo Pretolani, è un artista un po' particolare, perché particolare è il suo linguaggio artistico, ossia lui lavora tramite la performance. Lui è quindi un performer a partire cioè a quella categoria di artisti che comprendono ad esempio Marina Abramovic, Gina Pane, Gunther Brus, ossia tutti questi artisti che lavorano proprio col corpo. A differenza di questi però lui non si è mai maltrattato, non si è mai ferito, non ha mai fatto niente di violento o di doloroso. Lui lavora per lo più su un livello di poesia, sicuramente il termine giusto è questo, su un livello poetico. Una cosa che bisogna sottolineare, si tratta di un artista ormai storicizzato, perché si tratta di un artista che ha realizzato la prima performance nel 1973, quindi 50 anni fa. È una cosa da sottolineare anche perché lui ha lavorato sempre in maniera estremamente rigorosa, quindi è un artista che va assolutamente premiato. Quindi ci vediamo la pralina che gli ho dedicato, ascolteremo poi l'intervista che lui ci ha rilasciato proprio negli spazi della galleria e scoprirete anche quindi di che cosa si tratta quando vi mostro queste opere. Ve lo spiegherò, anzi ve lo spiegherà meglio l'artista, per cui ci risentiamo fra qualche minuto. A dopo! Buongiorno, benvenuti a Praline, prelibatezze del mondo dell'arte. L'artista di cui vi parlo oggi è Angelo Pretolani, nato nel 1953 a Genova. Suo padre è romagnolo, sua madre è calabrese. Questa ambiguità identitaria entra a far parte subito del suo carattere, tant'è che col tempo il suo motto diventa «Risiedo a Genova, ma vivo altrove». Durante il liceo artistico incontra Gianfranco Fasce, un artista di ispirazione informale, che però gli fa scoprire i nuovi linguaggi dell'arte, compresi quelli riguardanti la performance, ossia opere che si realizzano con il corpo dell'artista. Poi si iscrive alla facoltà di lettere, in cui approfondisce, in particolare, gli scritti di Paul Valéry e di Witold Gombrowicz. A 20 anni, pur non avendo mai assistito ad una performance dal vivo, si inventa la prima, chiamata Minotauro. Angelo passeggia per la città, passando sotto le impalcature dei cantieri. La metafora è chiarissima. La città si sta trasformando in un labirinto in cui l'individuo vive un senso di forte spaesamento e di isolamento dalle persone. Quelli sono inoltre gli anni della contestazione, in cui si cerca una nuova dimensione del vivere all'insegna della libertà e dell'uguaglianza. Angelo Pretolani si sente pienamente partecipe di questa ondata culturale, ma la sua visione dell'arte viene contestata, considerata come eccessivamente intimistica rispetto ad una auspicata idea collettivista della società, e ciò lo fa sentire ulteriormente isolato. Le sue performance, perciò, giocando sul suo nome proprio, prendono il titolo di apparizioni,
brevi interventi in luoghi pubblici che sottolineano la presenza creativa ed effimera dell'artista. L'angelo di Pretolani è un essere a metà fra quello di Valéry e quello di Benjamin, sorta di narciso che contempla se stesso ma che contemporaneamente è testimone muto e impotente della storia che scorre davanti a lui. Spesso, accanto alle performance, realizza dei lavori pittorici oppure fotografici, per lo più virati sull'azzurro, il colore della spiritualità. Negli anni Ottanta, dopo l'esperienza col Centro U sulla voga del teatro sperimentale, Pretolani dà una veste più elaborata alle sue apparizioni. Ispirandosi a opere celebri, come l'Amleto, scrive testi che poi vengono messi in scena da veri attori. Il suo nome compare nelle più importanti rassegne del settore. Anche in questo caso, oltre alle rappresentazioni teatrali, si dedica a creazioni più propriamente pittoriche, in cui lui utilizza tele tirate su telai formati da legni grezzi, che danno al tutto un aspetto quasi tribale. Insomma, la sua creatività si esprime su un vasto territorio in cui confluiscono poesia, azione, teatro, video e pittura in un intreccio continuo impossibile da districare. Ispirandosi al suo autore prediletto, Gombrowicz, il mondo in cui lui agisce si presenta come caos, come insieme illogico di elementi disparati. Lui, angelo e artista, cerca con ogni mezzo a disposizione un legame logico fra le cose, alla ricerca di un senso che dia valore all'agire dell'uomo. Per questo lui è attento alle nuove tecnologie, in particolare ai video, che diventano preziosa testimonianza delle sue performance. Dal 2008 Pretolani è protagonista di un'operazione che si rapporta ai social network, in particolare a Facebook. I social network, infatti, si propongono come un territorio reale di scambio di informazioni. Allo stesso tempo, però, si presentano come un territorio virtuale, in cui interagiscono personaggi senza carne, puri spiriti che agiscono con mezzi immateriali. Ebbene, in questo territorio, per così dire, angelico, il suo profilo Facebook, lui propone quotidianamente una performance diversa. Ossia, ogni giorno, con una costanza che evoca operazioni di artisti come Roman Opalka e On Kavara, mette in scena nel suo spazio privato azioni minimali come questa. Angelo si esibisce in saltelli a braccia aperte alla ricerca di un temporaneo equilibrio di superficie tra corpo e spirito, tra essere e destino, misure dissolte, disegna. Spesso si avvale di alcuni oggetti, fra cui foglie di alloro, chiaro rimando alla dimensione della poesia. La performance viene poi accompagnata da un'opera su carta, realizzata con l'inchiostro delle penne a sfera, diluito con l'alcol. L'intera operazione prende il titolo «Sotto il selciato c'è la spiaggia», riferimento a un celebre motto del 68. Dopo qualche anno, Angelo decide di dare alle sue performance una cadenza settimanale, al venerdì. In questo nome lui evoca il selvaggio venerdì di Robinson Crusoe, un essere puro e incontaminato che va alla scoperta di un mondo sconosciuto. Ma venerdì è anche il giorno in cui, nella tradizione cattolica, si ricorda la crocifissione di Gesù Cristo. L'artista, insomma, è un essere che ad ogni opera compie un sacrificio in cui gesti e oggetti poveri, in forza della ripetizione, esprimono una purezza di senso che solo la potenza del rito riesce ad evocare. Anche per oggi ho terminato. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Arrivederci. Abbiamo il piacere di avere con noi il maestro Angelo Pretolani, al quale chiediamo immediatamente quando ha cominciato l'operazione Sotto il selciato c'è la spiaggia. Questa operazione su Facebook, che si intitola Sotto il selciato c'è la spiaggia,
L'ho iniziata nel 2008 e l'ho portata avanti fino all'aprile del 2013 ogni giorno, cioè ogni giorno io pubblicavo su Facebook una piccola performance minimale. Poi dall'aprile 2013 fino a oggi invece ho scelto di pubblicarla ogni venerdì, perché io mi sento in qualche modo come il venerdì di Robinson sull'isola, come se io mi sento in qualche modo isolato in questa situazione qua, come se io lanciassi dei messaggi in bottiglia nel mare magnum della rete di internet. Attraverso Facebook. Ci vuoi spiegare il senso del titolo di questa operazione? Ho scelto "Sotto il selciato c'è la spiaggia", questo famoso slogan del maggio francese 68, non tanto per illustrare quella situazione, ma come qualcosa che ha a che fare con l'andare sotto la natura delle cose stesse, quindi un'operazione assolutamente underground, oltre l'apparenza delle cose, come se uno volesse bucare la realtà, entrare dentro. Questo bucare la realtà, questo cercare di attraversare la realtà stessa, diventa anche un atto introspettivo, quindi come un entrare dentro di sé, entrarsi dentro per potersi uscire meglio e andare verso gli altri. In cosa consistono queste tue performance? Ne leggo una, un extra-resist di queste performance. Angelo disegna, respiri, corpo delle sue performance. Ascolta, rumori, ulula, come un lupo, ulula assieme al vento notturno. È interessante, rumori qui per esempio è scritto R'umori, perché rumori in qualche modo non è soltanto il suono, ma è anche quello che l'aspetto, diciamo, introspettivo che mi ha portato poi a realizzare l'opera. Io inizio sempre la descrizione in terza persona, come se fosse un altro e non io a realizzare questa cosa, come se io mi vedessi dal di fuori. Angelo inizia la giornata con 5 ml di salsa pariglia, sussurra, il tempo confonde, sospira, con gesto rabdomantico stringe in una mano un biforcuto ramoscello dall'oro dorato dalla parte sbagliata. È interessante questo fatto che io definisca questo dalla parte sbagliata, perché praticamente tutta l'operazione è un'operazione in qualche modo, possiamo definire, citando Wiseman, a rebut, praticamente al contrario, controcorrente, perché tutto va verso una dimensione, come dice il titolo stesso, sotto il selciato c'è la spiaggia, bisogna quindi andare oltre l'apparenza delle cose, cercare di superare l'idea stessa di realtà, come se fosse un attraversamento della realtà. Quindi in questo senso io considero questi come degli atti esistentivi, non esistenziali, ma esistentivi. La differenza è che anziché andare a cercare un'idea di trascendenza, qui si cerca proprio di penetrare all'interno della realtà, e questa che è la mia realtà può essere anche la realtà di chiunque, perché è l'idea dell'uomo stesso su cui io concentro la mia attenzione. Ti faccio una domanda che può essere un po' impertinente, è una mia curiosità, ma tu queste performance le realizzi veramente oppure scrivi soltanto la descrizione? No, queste opere sono tutte realizzate veramente, sono soltanto dei pensieri e basta, hanno una loro fisicità. Un'altra curiosità, dove vengono realizzate queste performance? Queste performance sotto il selciato c'è la spiaggia avvengono o nel mio studio direttamente oppure in altri spazi, che può essere una spiaggia, un bosco, però senza pubblico, magari ci può essere una persona o due, un amico che mi accompagna, ecco. Una delle tue caratteristiche è che ogni performance è accompagnata da un'opera. C'è sempre un'opera che accompagna queste performance ed è importante questo, perché è qualcosa che quindi rimane, diventa una testimonianza di questa presenza che poi va, chiunque può leggerla su Facebook, quindi va anche al di là degli addetti dell'arte, va anche a persone che non sono mai entrate in una galleria d'arte. Uno legge, diventa anche un atto privato di lettura e di comunicazione con quello che viene trasmesso. Queste opere sono il frutto di queste piccole performance che pubblico ogni venerdì su Facebook, opere che io definisco, mi piace chiamarli, disegni con due S, perché è qualcosa che deve andare al di là dell'idea stessa del
disegno. Sono realizzate con delle penne biro colorate, di piccoli puntini, uno vicino all'altro, e di tanto in tanto, per dare l'idea della sfumatura, io sfumo con l'alcol. Quindi sono opere piccole, ma sono lunghissime da realizzare, perché non esiste più il concetto di tempo a questo punto quando uno si mette a realizzare queste opere qua, ma c'è proprio un attraversamento del tempo. Queste opere poi vengono inserite in delle scatole 30 di altezza, 30 per 20, oltre ad avere il disegno, che è corredata appunto della stessa pagina che viene pubblicata su Facebook, che in qualche modo serve anche come autentica dell'opera stessa. Metto il timbro e la firma. Queste opere devono essere assolutamente intese come frutto di queste piccole performance, sono derivate, sono mutuate da queste performance, che sono appunto minimali, piccoli atti, piccole presenze tra me e il mondo. L'idea stessa di esistere e di porsi l'essere nel mondo. I tuoi disegni mi ricordano un po' i mandala. Si possono avvicinare ai mandala, perché in qualche modo vanno al di là dell'idea estetica, anche se visivamente sono molto piacevoli da vedere, perché in effetti sono degli atti performativi, diventano come degli atti meditativi, diventa proprio come una meditazione, quindi anche chi guarda deve essere in qualche modo preso da questa situazione. Ma nel senso che qui praticamente il lavoro diventa quasi un lavoro meditativo, spirituale, alla ricerca di mondi possibili e di percorsi ideali anche. Raccontaci brevemente la tua storia di artista performer. Io ho iniziato questa operazione nel 2008, ma io ho iniziato nel 1973, sono 50 anni. Ovviamente avevano delle caratteristiche diverse, però c'è questa continuità dell'azione, dell'agire. Mi sono sempre differenziato da certi altri artisti della performance che invece erano più legati alla body art, che magari facevano delle azioni anche cruente, forti, sul proprio corpo. Invece io no, io praticamente ho sempre viaggiato su un aspetto invece più etereo, più immateriale, probabilmente più poetico. Avendo studiato lettere, sono stato molto attratto da poeti come Paul Valéry o da scrittori come Vítor Gombrowicz, che in qualche modo hanno dato delle indicazioni a quello che poi avrei fatto successivamente. Paul Valéry è un poeta veramente che mi ha sempre molto interessato, perché lo trovo quello più vicino alle arti visive, perché io poi in effetti io provengo dalle arti visive, quindi il fatto stesso di lavorare sull'immagine da parte di Valéry, intendo, è in questo che in qualche modo mi ha avvicinato alla sua poetica. Tu sei stato anche vicino alle esperienze del teatro sperimentale degli anni Ottanta. Le performance sono iniziate nel 73, dopo sono andato avanti fino a tutti gli anni 70 in performance, dopodiché sul finire degli anni 70, attraverso un critico d'arte di Roma, Giuseppe Bartolucci, che aveva coniato l'etichetta Nuovo Teatro, Nuova Spettacolarità, ho fatto parte con alcuni gruppi emergenti di quel periodo, di quella stagione, che è una stagione appunto di questa sperimentazione che però si avvicinava di più al teatro rispetto agli inizi della performance degli anni 70. Sempre con carattere sperimentale, ovviamente, non era un teatro tradizionale assolutamente. Anche perché io ci tengo sempre a dire che io non mi sento un attore, ma semmai mi sento un attante. Attante significa che è colui che compie degli atti, e questi atti appunto si sono degli atti esistentivi. L'attore è colui che recita una cosa, anche non sua. Io invece non rappresento, ma presento in queste performance. L'atto esistentivo è quello che riguarda direttamente la mia propria persona. L'atto esistenziale è quello che pone l'uomo in relazione ad un eventuale mondo di trascendenza. Ci puoi fare il nome di qualche artista fra quelli che hai frequentato e che consideri particolarmente importante? Nel corso della mia attività ho conosciuto tantissimi artisti molto interessanti. Ad esempio, uno importantissimo secondo me, che io cito sempre, è Giuseppe Desiato di Napoli, un artista straordinario
che in qualche modo siamo sempre stati in contatto e molto amici. Esiato è uno dei grandi performer, conosciuto anche Alan Caprow, partecipato a questo workshop a Genova, però Alan Caprow è noto per gli happening. L'happening ha bisogno sempre di un pubblico, la performance non necessariamente ha bisogno di un pubblico. La performance può anche essere un fatto assolutamente privato, il pubblico ci può essere, può assistere, oppure può anche non esserci, perché diventa una necessità stessa dell'artista. E poi c'è anche da dire che nell'happening è necessaria la partecipazione anche fisica del pubblico, mentre invece nella performance no. Dall'inizio degli anni 70, quando invece le performance che avvenivano sempre davanti ad un pubblico, nel corso del tempo questo rapporto con il pubblico è venuto sempre più a ridursi, fino ad arrivare appunto al 2008 con Sotto il selciato c'è la spiaggia, dove appunto il pubblico non c'è mai. Ecco. Come mai hai pensato ai social network per realizzare questo progetto? Questa opportunità dei social network l'ho capita subito, perché i social network, Facebook in particolare, ti permette di arrivare ad un pubblico molto più vasto rispetto a quello degli addetti ai lavori dell'arte, e quindi arriva anche a persone che magari hanno un certo timore reverenziale nell'entrare in una galleria d'arte o di approcciarsi al mondo dell'arte, come uno che desse un libro in mano e si legge una poesia. Non c'è la relazione fra lui che legge e il poeta che ha scritto l'opera. Quindi lui, uno si guarda Facebook sul proprio computer in casa, legge, vede questa cosa che ho fatto, e c'è una distanza fra me e lui che legge, però c'è un rapporto, una relazione, che probabilmente è un mondo di relazioni diverse, di comunicazioni diverse da quelle che è stato fatto fino a quando non c'erano. Ecco. Viene perciò meno la presenza dell'artista performer. Viene meno la presenza fisica dell'artista, e nello stesso tempo è una presenza che c'è, è una presenza che non è una presenza immateriale, ma è una presenza molto forte, perché arriva a chiunque. Abbiamo salutato il maestro Angelo Pretolani e abbiamo sentito dalla sua voce quanto sia interessante il suo lavoro. Stiamo parlando di un grosso personaggio, di un grande personaggio, uno dei più importanti, a mio parere, dell'attuale panorama artistico italiano. Qui sono pronto a metterci la faccia, come lo sto facendo del resto. Allora, Angelo Pretolani è un artista straordinario sia per la sua attività, che dura da 50 anni, ma soprattutto per questa attività che svolge su Facebook. Io non conosco nessun altro artista che ha utilizzato fin dall'inizio i social network con questa lucidità, ma non per farsi i filmatini da mettere su TikTok per farsi vedere quanto è bravo, ma per l'ha utilizzato come elemento strutturale del suo fare performance. E lui ha pensato Facebook come elemento strutturale per fare arte. Cioè Facebook è il luogo dove lui compare come artista, dove lui appare, nel senso che lui parte sempre da questa storia dell'angelo, questa figura eterea, immateriale, per realizzare delle performance. Queste performance vengono descritte, lui le realizza a casa, ma poi le descrive tramite Facebook, e la sua presenza, come dice, è una presenza immateriale. Dopodiché tutto quello che è necessario, abbiamo un'opera accompagnata da un certificato, che è, come vi ha detto, la pagina di Facebook con la descrizione della performance, la riproduzione dell'opera e di tutti gli elementi utilizzati durante la performance, accompagnati dal suo timbro, accompagnati dalla sua firma. Dopodiché lui realizza, anzi contemporaneamente lui realizza quest'opera. Lui ci mette una settimana tutte le volte a realizzare questo lavoro, un lavoro, come ha detto, lunghissimo, no? Quindi la performance accompagnata da un'opera, e questa è una cosa molto apprezzata dai collezionisti. Si tratta di un lavoro assolutamente straordinario, assolutamente straordinario. Parlavo qualche giorno fa proprio con un grosso collezionista, il quale si è complimentato per questa operazione, perché lui diceva: ma è difficilissimo collezionare performance, perché normalmente si tratta delle fotografie tratte dalla performance
di qualcuno, no? Questo collezionista aveva detto: caspita, porto a casa qualche cosa di tangibile, di qualcosa di concreto, ma io dico qualcosa di più, nel senso che collezionando queste opere vi portate a casa un pezzo di vita vissuta, non è soltanto l'operina da appendere a parete, si tratta di qualcosa di enormemente più importante. Ora, voi siete nati, che ne so, io sono nato nel mese di giugno, colleziono magari una performance realizzata nel mese di giugno, volete fare un regalo per un'occasione particolare, una laurea, un compleanno, un anniversario di matrimonio, beh, magari potete chiedere, noi abbiamo tutto il database, e andiamo magari a scegliere le performance realizzate in quel mese. Ecco, quindi si tratta anche di un modo mirato per fare collezionismo. Ora, io mi rivolgo al collezionista esperto, ma mi rivolgo soprattutto ai giovani collezionisti che hanno l'opportunità di collezionare un grande maestro, uno dei più importanti maestri italiani in questo momento, a dei prezzi assolutamente ridicoli. Tenete presente che stiamo parlando di un artista che viaggia a livelli altissimi. Quando io parlo di lui lo paragono ad esempio a Romano Palca, a On Cavara, questi artisti che hanno protratto la loro idea di arte nel corso del tempo, perché il tempo è uno degli ingredienti di questo fare arte, delle sue performance. Il fatto di farle ogni venerdì è fondamentale. Quindi che cosa dovete fare? Scrivermi, telefonarmi, chiedere soprattutto il prezzo, perché è veramente ridicolo. È veramente ridicolo. Come vedete, poi alle spalle ho anche un'opera molto più grande realizzata per la performance del 2 dicembre 2011. Certo, ci sono anche delle opere molto più grandi rispetto a questi 20 e 30, ovviamente ad altri prezzi. Questo è assolutamente scontato. Però la prima cosa che dovete fare è telefonare, i riferimenti li trovate in sovraimpressione, io mi chiamo Sergio Mandelli, sarò lieto di rispondere alle vostre domande. Bene, arrivato a questo punto non posso fare altro che salutarvi, ringraziarvi di avermi ascoltato e aspettarvi, darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Praline in TV. E ricordatevi sempre che Mandelli ha soltanto quadri belli. Alla prossima, arrivederci.